Bene, amici di YouTube, rieccoci qua, stavolta con il nostro Galaxy Note 10.1 per farvi vedere la recensione dell'ultimo gioco della Gameloft che è uscito poche ore fa, ovvero Asphalt 8. Asphalt 8 è il seguito di Asphalt 7, ne riprende molte caratteristiche, ma soprattutto ne migliora tanti aspetti. Vedete, il caricamento è molto rapido. Il gioco è disponibile Google Play Store a soli 89 centesimi. Questa qua è la schermata principale in cui si può fare la carriera. Io già l'avevo iniziata. Stagione 2 è sbloccabile solamente dopo aver completato la carriera totale oppure acquistandola con ulteriori 89 centesimi. Mettiamola un po' più piano. Qua abbiamo la serie mondiale che è una sorta di multigiocatore a livello mondiale, quindi possiamo sfidare amici di tutto il mondo. Scorrendo in basso troviamo una gara veloce singolo oppure la gara in wifi locale, se per esempio qualche nostro amico ha lo stesso gioco su un altro dispositivo, possiamo giocare uno contro uno in locale. Qua ci sono le opzioni molto ricche, opzioni di audio e video, possibile modificare l'unità di misura, la visuale, la qualità grafica, in questo momento è impostato su media. I comandi disponibili sono utilizzando l'accelerometro con l'accelerazione normale e automatica, utilizzando sempre l'accelerometro ma con un'accelerazione manuale, con l'accelerazione automatica e con lo sterzo posto sulla sinistra del display, oppure con accelerazione automatica e con i comandi posti ai lati del display, quindi dovremmo tappare per girare a destra o a sinistra. E qua è presente anche la sensibilità della sterzata. Io in questo caso, per farvi vedere questa video prova, la metterò con i comandi ai due lati perché verrebbe male con l'accelerometro. Torniamo indietro. È possibile collegare l'account di Facebook e di Google Plus per condividere i propri risultati con gli amici. È possibile giocare un tutorial per chi fosse alla prima esperienza con questa tipologia di gioco. Cominciamo con la carriera. Io qua già ho fatto alcune gare. Vediamo, con la prima in assoluto. Avanti. Queste sono tutte le auto disponibili. Ce ne sono davvero tantissime. Circa 180 se non mi sbaglio. Proseguiamo con questa, inizia gara. I tempi di caricamento, come ho già detto, sono molto rapidi. Da questo punto di vista, la Gameloft ha fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione. La grafica è senza dubbio spettacolare. Vedete, il nitro si utilizza con questo, qua c'è il freno. E tappando a destra e a sinistra si gira. Il gioco risulta molto fluido, senza lag, senza nessun tipo di lag. Vedete, ci sono anche le auto non avversarie, ma dei civili che quando ci vedono e stiamo per scontrarci con loro cominciano a lampeggiare con gli abbaglianti. Il gioco riprende le dinamiche, come ho detto, di Asphalt 7, aggiungendo però alcune chicche, come per esempio i salti e gli avvitamenti. Quindi, qua c'è un salto, vediamo se ci arriviamo. Diciamo che è un gioco non molto realistico. Guarda, qua c'è l'avvitamento, fatto male. Come dicevo, è un gioco che non
di cui non bisogna aspettarsi del realismo vero e proprio, come per esempio il real racing, come dice appunto il nome, real racing. Ma questo qua è più una sorta di gioco per divertimento allo stato puro. Ci sono anche le derapate, ce la facciamo. Le classiche eliminazioni, così come in Asphalt 7. Bene, chiudiamo qua questa gara, vi faccio vedere una gara in multiplayer. Torniamo al menu principale. Gara multigiocatore. Ora sta selezionando e sta ricercando i vari giocatori con cui scontrarmi. Possiamo dare le nostre preferenze sulla tipologia di gara e sul circuito. Per esempio, ce ne andiamo a Venezia noi. Ok, i giocatori sono tutti al completo. Si gioca in 8. Dovrebbe partire. Aspettiamo un attimo. Forse c'è qualche problema. Ah, un giocatore se n'è andato, è uscito dalla stanza. Ecco, la gara inizia fra 8 secondi, stiamo iniziando. Eccoci qua. A Venezia siamo. Siamo in fase di caricamento, eccoci qua. Un altro giocatore è uscito dalla stanza. Mi sto giusto per la videoprova. Siamo pronti. Questi qua sono tutti giocatori umani che provengono da tutto il mondo. Vedete i dettagli della grafica molto, molto realistici. E comunque devo dire che per il prezzo che ha, 89 centesimi, è davvero un ottimo affare perché questo gioco impegnerà ore e ore del nostro tempo. Regalandoci tanto divertimento, sicuramente. Vediamo se ce la faccio a prendere un avviramento. Eccolo. Vedete, anche doppio. Doppio avviramento. E ripeto, nessun lag, neanche una perdita di frame. Ah, vabbè, diciamo che con questa videoprova è tutto. Questa è la videoprova di Asphalt 8 per Android. Ciao!